due. Due partite, devo vincere una partita. Boh. Gioca Wildland. Ma perché non ti giocano tutti con Maggio? Perché? Pure questo. Aggiungete un trasmettitore e avviate la trasmissione. Un nemico sulla testa. Resta un nemico. Chiudiamo la partita. Forze nemiche neutralizzate. Ottimo lavoro. Posizione. Roberto Firmino, attenzione, Eriksen tutto solo, 1-0, affanculo a Cristo.
Prendete i trasmettitori radio a tutti i costi. I nemici stanno facendo rumore. Lukaku 1-1. Subito. Rilevata attività ostile, segno la posizione. È andato. Resta un nemico. Chiudiamo la partita. Lukaku, ancora lui, Lukaku! Parata incredibile. Uomo a terra, uomo a terra! Non frignare. Ma che cazzo di fave la fate? Madonna. Attenzione, rilevata attività ostile. Sotto attacco, cazzo! Granata, come merda, culeros! Forze nemiche neutralizzate. Ottimo lavoro. Il 2-2 di Herrera, mamma mia. Mamma mia, attenzione Lukaku! Lukaku, ma c'è tiro! Pure. Lukaku. Lukaku, 3-2, Lukaku, 45esimo. Raggiungete un trasmettitore e avviate la trasmissione.
attività ostile. Segno la posizione. Merda, uomo a terra! Elevata attività ostile. Rimettiti in piedi, mi sparo addosso. Mi stanno sorvegliando. Contatto visivo nemico interrotto. Uomo a terra! I nemici stanno marciando. Sanno dove sono. No. Resta un nemico. Chiudiamo la partita. Contatto visivo interrotto. Tutto ok. Ciao Powatz. Ciao Leo. Dove cazzo è morto? Pieno nel bosco. Ma porca puttana. Come cazzo ha fatto a morire qua giù, lui qui? Campo minato. Mi sistemo io. Resta un nemico. Chiudiamo la partita. No. Sono bloccato qui. Terra, uomo a terra. Trasmettitore attivo, difendete la trasmissione. No, porco Gesù Cristo. Ciao, ma questo gioco è anche online? Cioè tipo deathmatch, cerca e distrugge, eccetera? No, è online. Questa è la versione... Ah, merda, non ho scritto PvP nel titolo. Ho scritto solo PC o è PC PvP il titolo? Allora, fammi vedere un attimo che cacchio ho fatto. Se sono rincoglionito. O meno. Allora, no, PC PvP, ok. Allora, questa è la versione PvP. Allora, te hai la versione... offline, che non, mi pare che non serve nemmeno che tu sia connesso a internet, proprio da offline lo puoi giocare. Sì, perché quando buttano sui server, sì. Non serve giocare, te puoi anche non avere la versione, cioè non avere internet e puoi giocare alla campagna offline. Chiaramente, se tu vuoi giocarla, è una squadra da 4 per...
La campagna è una squadra da 4 persone. Te più 3 omini che ti guida il computer. Poi tramite vari bottoni puoi far sparare gli omini in aiuto, però insomma te spari da te. Cioè sei la giochi in solo. Se tu vuoi puoi giocare fino con 3 amici questa campagna. E chiaramente lì ti serve internet. Mentre per il PvP, che è quello che sto facendo io, ti ci vuole internet, chiaramente. Ci sono 3 modalità, anzi 4 alla fine. C'hai la modalità eliminazione, siamo sempre, chiaramente tutto a varie mappe, tipo 8-10 mappe. Fammi venire di qua. 8-10 mappe più o meno per la modalità eliminazione. 4-5 per la modalità connessione. E 5 mappe per la modalità estrazione. No, ci sono 4. Estrazione, 4-5. E poi c'è l'ultima modalità che è uscita, che è pochissimo, che è la modalità questa qui, che sto facendo ora io, che devi cliccare sulle radio lì, o difenderle o attaccarle, avviarle come è successo prima. Allora, come funziona? La modalità... Penso che questo round si perde. Sono 3 round, al meglio dei 3. Chi ne vince 2 vince. Attenzione, rilevata attività ostile. C'era gente qui dietro, non vorrei andarne in faccia. Ma che Cristo, che due coglioni, certo. Ci stanno facendo vedere. Cazzo, mi hanno scoperto. Messaggio nemico in onda. Fermate il trasmettitore. Che cazzo fanno questi? Ha leftato. Vabbè. Allora, riparto dall'inizio. Modalità eliminazione. Fammi anche uscita questa partita di coglioni. Modalità eliminazione 4 contro 4. Ci sono circa, ti ho detto, 8-10 mappe. L'ultimo che rimane in vita vince. E c'è una torre centrale. Che praticamente se te la casti, hai visto che devi tenere premuto il bottone, in questo caso io ho messo, l'ho ribindato se non mi sbaglio, finito quando ti si riempie il quadratino, ha finito il cast. Ecco, finisci il cast e quella torre lì nella modalità eliminazione ti scopre tutti i nemici dove sono, te li tiene marcati per un po' di tempo. Comunque, lì è last man standing praticamente. Poi c'è la modalità connessione, che praticamente funziona uguale. Hai meno mappe, non ce n'hai 8, roba così, ma mi pare più o meno sono 5-6. Funziona identico. Te vai. C'è una torre centrale nella mappa, al centro della mappa. Qui è più importante usare la torre, perché per vincere o ammazzi tutti, e quindi come nella modalità eliminazione, o clicchi sulla torre e finisce la partita. Chiaramente c'hai un tempo limite su ogni mappa, perché sennò sarebbe infinite, no? Le partite potrebbe anche essere infinite. Se pareggi, se finisce il tempo, pareggi e rifai un round nuovo e rimane sempre al meglio dei 3.
Però faccio per dire, te pareggi, vinci il primo, pareggi il secondo, pareggi il terzo, pareggi il quarto, pareggi il quinto, cioè vai oltranza avanti finché non vinci il secondo round te o vincano loro e poi rivinci te o rivincano loro, allora finisce. Poi, modalità connessione te l'ho detto perché se clicchi la torre, anche se manca 3 minuti alla fine del round, lo vinci. Poi c'è la modalità estrazione, che hai due ostaggi in una gabbia, o li difendi, cioè te li mantieni come ostaggio, o li devi liberare. E niente, lì non c'è torre per marcare gli avversari, te entri in queste mappe qui, che sono 4-5, devi liberare almeno un ostaggio dalla gabbia e portarlo fuori da un determinato perimetro, ecco. Poi c'è la, se, chiaramente è tutto sempre 4 contro 4. Poi c'è la modalità, questa qui ultima che è uscita ora, che dovrebbe essere sabotaggio, si chiama, mi pare. E funziona come hai visto, che siamo 4 contro 4, ci sono queste 5 mappe nuove che sono uscite 3 giorni fa. È uscita il, no, è uscito 2 giorni fa, scusa, non 3 giorni fa, è uscita il 10 aprile. Se sei in attacco, devi prendere il controllo di una radio e parte la trasmissione che hai visto. Dopo che te hai tipo 5 minuti per prendere il controllo della radio. Una volta che hai preso il controllo della radio, hai 1 minuto e 30, se non mi sbaglio, di trasmissione, che parte la trasmissione pirata, diciamo. Che succede? Se ti attacchi, devi andare lì, manda la trasmissione e poi a quel punto la devi difendere perché loro te la possano stoppare e a quel punto perdi il round. Se invece sei in difesa, chiaramente se non la stoppano vinci il round. Vinci anche il round ammazzando tutti, perché chiaramente dopo sei libero di andare lì, clicca e finilla. Se devi difendere invece è il contrario. Non devi farglielo attivare e se per caso l'attivano entro il tempo limite. Se per caso invece l'attivano, hai quel minuto e 30 secondi in cui te hai tempo di disattivarli e vincere la partita, quindi vince il round. Queste sono le quattro modalità. Più c'è la modalità classificata, che sono sempre queste modalità, però sono con classifica, ecco. Cosa che io non ho mai fatto. Perché sono state introdotte le ranked, queste qui, insomma, quando io avevo già smesso praticamente, non ho più provato, ho ricominciato ora che qualche giorno a giocare, perché c'è queste due nuove modalità, c'è un po' di classi nuove, quindi magari poi se vedo che vado decentemente le provo. E queste sono le classi. Te parti con il multiclass, porco Dio, hai leftato lo streaming, bene, e io parlo come un coglione da solo. Hai Ha fatto. nulla, mi aveva chiesto delle domande sul giochino, e io stavo a spiegare come un cazzone, non mi ero accorto che aveva già leftato lo streaming. Che cazzo chiedono a fare poi se belle all'improvviso? Boh, vabbè.
Spargete il VIP a tutti i costi. Oh, arriva con Nigel. Logga, logga Nigel. Eccolo. Che cazzo sono loro qua? Serve, scusa. Oddio, risuono con Godfather, sto coglione. Ho trovato un giochino con cui perdermi via e rilassarmi. Sentiamo. Crash Polybridge. Polybridge, che cazzo è? È il gioco che praticamente tu devi creare un ponte che ha delle caratteristiche per far passare le cose. No. Guardati. È un bel gioco da fare tipo con la community di Twitch perché lui è integrato. Cioè carino, è per rilassare, non è che. Ma vattene a fanculo, è arrivato da dietro. Come non lo sacci? È uscito OBS. Chi te l'ha chiesto? Operazioni chimera. Estraete il VIP dalla base nemica. Ma quindi la modalità di gioco è uguale a questa qua, no? Che vuol dire la modalità?
le modalità di gioco di Wildland più o meno sono come queste. Sarà classificata. No, no, è praticamente così. Segno la posizione. Cambia solo le mappe. In sostanza sì, diciamo. A me non mi piacciono le mappe di Rainbow Six. Tutte in carta, tutte dentro. Ai tempi era bello Splinter Cell. Altro genere. Sam Tom Clancy. Sì, ma l'altro proprio playstyle. Vabbè sì, però era carino. Che cazzo vuoi capire? Basta zitto. Drone nemico in volo. Sto coglione col fucile celeste, dea bestia, che ne spunta tutto fuori da cespugli. Ma Wildlands per fare le classificate devi arrivare a un determinato livello. No. Preso. Puoi farlo già dall'inizio. Yes. E per gli scarsi come te che il gioco va di merda. Ma va. Tappa! Ehi, piazza una mina. Drone nemico sulla testa. Granata. Fanculo. Che cazzo? Merda, uomo terra. Che cazzo stai giocando? Perché si sente volume? Sì. Uomo terra, uomo terra. No, è quello che ho detto. Cosa che abbassa. Resta un nemico. Chiudiamo la partita. Che sto aspettando che mi chiami Nintendo?
Ma porco Gesù, porco. Va buona. Attivo il drone. Attenzione, piazza una mina qui. Attenzione, drone nemico. Gente, piazza una mina. I nemici stanno facendo rumore. Un nemico in volo. Rilevata attività ostile, segno la posizione. È figlio di Troia Lulli, figlio di Troia Lulli.
chiudiamo la partita. Forze nemiche neutralizzate. Ottimo lavoro. Ma te ci sei per Wildlands, Nigel? Sto aspettando un attimo che mi chiami Nintendo. Cioè, meglio, mi doveva già chiamare mezz'ora fa, però... Che cazzo è che mi spara? Che sia difficile sto livello di sto gioco. Molto difficile. Estraete il VIP dalla base nemica. Non ce la fai a tipo a tirargli il collo a quel gatto lì, eh? Con qualche costa non mi conviene. Poi sono due, eh. Porco Dio, basta! Ma devo sparare, lo fa qualcosa! E la fa culo te, ti sparalo! Cretino. Che figli già si chiamano, fallo giù. I nemici stanno facendo rumore. Meno, sì, sembra di avere ambulanza a casa. Il drone è in volo. Quando smette una poi c'è l'altra. Quello è bello. Ma quando ne hai? Scusa. Due. Ma vaffanculo. Disgrazia. Ehi, basta! Guarda. Sì. Guarda che cazzo sta vivo. È in calore, che cazzo è che sia? Cretino. Che cazzo dice questo? Chiama l'uomo, non so, non capisci. Chiama l'uomo, sta chiamando te. Gli alleati sono chiama a terra, l'uccello. Fallito. Arrivo subito. Proteggete il VIP a tutti i costi.
succede sta cosa di ok ogni tanto. Attenzione, rilevata attività ostile. Brr. Ci stanno facendo rumore. Resta un nemico. Chiudiamo la partita. Il problema è che non posso neanche spostarla perché mi pisce su tutta la casa. Forze nemiche neutralizzate. Ottimo lavoro. Basta. Porca troia. Ehi, Mao. Mao, sorta tua. Ma Mao. Eccolo qui in mezzo alla neve. Basta. Estraete il VIP dalla base nemica. Boh. Uccisione. Attenzione, rilevata attività. Eccomi. Sì. E io vi sento molto bene. Forte e chiaro, bastardo. Ecco, linkani le cuffie, linkani queste cuffie qui a Game che così le compra. Perché? Quella che ho preso io? Sì. È un qualsiasi modello da 20 euro su coso. Però così che sentite... Che cazzo di altro devo comprare? No, merda, ho spento la musica. Ah, no, ma anche i soldi per farsi il Prime, che cazzo è che si compra? Me l'ho comprato l'altro giorno, che devo comprare? Ma si sente a merda come prima, capito? Il discorso è quello. E allora il problema non sono le cuffie. Le cuffie prese la Razer, non penso che fanno. Hai preso le cuffie della Razer. E chi ti ha detto? Ma va a cagare, va gamer di merda. Cretino.
A parte che fanno cacare, sì, anche quelle, non è che perché Razer, perché a me mi è durato 3 mesi. Ma che state a fa? Quanti siete su Wild? Sono da me. Sono Tommy attualmente. E allora quasi quasi Dobbiamo giocare a Fortnite. gioco da solo. Ma Fortnite tutti e quattro. Ma che gente c'è in giro? Perché ieri era veramente un disastro. Adesso aspetta, vado al volo su Tarkov, una roba al volo. E ce la fa a superare il livello. Però adesso Tarkov mi tornerà sulle casse, vero? Non è niente. Se non sei te. Come cazzo fa a vedere oltre? Ma c'è un modo. Faccio a mandare un'applicazione nelle cuffie piuttosto che nelle casse, scusa. Oggi è un mixer virtuale o se no devi importare tutte le cose comunicative da un'altra parte. Infatti io quello Fai vorrei. nell'audio, in suoni, riproduzione. Tu gli dici tasto destro sulle cuffie, gli dici riproduci tutto, c'è dispositivo predefinito. No. Mentre No, eh no, il predefinito mi sta bene che siano le casse. tu vuoi cosa? L'applicazione per il Discord nelle cuffie? No, ce l'ho già il disco nelle cuffie perché lì posso scegliere dall'applicazione. Ok, il problema è che siccome su Tarkov o generalmente nei giochi non, questa cosa non te la fa fare, o quantomeno ancora per il momento non lo fa fare, ci deve essere però un modo, senza andare lì manualmente a cambiare ogni volta, regola 10 dispositivi audio, però Fai no. prima prendere un mixer che te lo faccia fare per dire. C'è un mixer virtuale, te lo Ma installi, come mi dici. Sì, un mixer virtuale. perché anche Wildlands per dire lo butterei nelle cuffie. Scusa, stacca. Ma tu sei la TV? No, no, ma che TV? Muoversi, il tempo stringe. Stacca le Gli casse, non alleati so. sono a terra, obiettivo E fallito. ok, ma così non uso più le casse, cazzo. Cioè, io alcuni audio è perché le audio, capito, dei vari programmi uso le cuffie. Però Immersi nell'idiota. sarebbe quasi da fare effettivamente il contrario. Però poi per dire, quando mi guardo un film, non me le guardo nelle cuffie, ovviamente, ho bisogno delle casse. Quindi ogni volta manualmente devo stare lì a fare, mettere predefinito uno l'altro. Invece vabbè, pronti, è così. Se tocca prendere un coso virtuale che gestisca. Vabbè. Ciao ciao Tarkov. Bentornato Wildlands. Ah, mi serve il tablet. Il tablet del tablet che è di là. Si muta. Mamma mia, tre uccisioni.
Rieccomi. Ok, questo si mette qua. Vendete i trasmettitori radio a tutti i costi. Attenzione, rilevata attività ostile. Elevata attività ostile. Alleati sono a terra, obiettivo fallito. Aggiungete un trasmettitore e avviate la trasmissione. I nemici stanno facendo rumore. Elevata attività ostile, segno la posizione. Cazzo di niente. Dove diavolo vai? Torna dalla tua squadra. Ah!
attivo, difendete la trasmissione. Come cazzo funziona l'Echelon? Come hai fatto già a sbloccarlo, Tommy? No, no, non ho sbloccato, ce l'ho in squadra, siamo morti, lo sto guardando, è rimasto l'unico vivo. Ma non capisco come funziona l'abilità. Lassù. Non capisco. Morto di meno. Neutralizzate. Ottimo lavoro. Capo pattuglia chiama squadra B. Rambo, Messner, Ortega, Goletta, Jorgensen, Danford, Barry, Krakauer. Confermare. Krakauer. Rispondimi, Johnny. Johnny, rispondi, cazzo. Dei trasmettitori radio a tutti i costi. Ammazza! Krakauer. Attenzione, rilevata attività ostile. Uomo a terra, uomo a terra. Bersaglio a terra. Drone nemico sulla testa. Mi stanno sorvegliando. Contatto visivo interrotto. Tutto ok. I nemici stanno facendo rumore. E porco Dio, i miei proiettili l'hanno trapassato lui mi fa.
niente di greve. Mi sparano, mi sparano! Forze nemiche neutralizzate. Ottimo lavoro. Vai, andate con i gettini in queste mappe qui. Merdosi. Cretino, non capisci niente, sei un deficiente, ma com'è possibile che tu sia così stronzo nella tua vita di merda? Non capisci un cazzo, porca troia, che cazzo stai indietro con un gruppo di medi stronzi, non ti fanno un control, porca troia, cretino! Porca puttana, hai fatto venire peggio mal di testa, sei uno ti odio, porca puttana, ti odio, Cristo, ma che cazzo ci stai a fare dietro? Poi ti permetti di chiamare Kreios? Comunque mi sa che faccio. Vedo che non hai capito. Io sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui. Mi sa che faccio questa e stacco. Mi ha preso il sonno. Attenzione, drone nemico. Sanno dove sono. Visuale nemica interrotta. Sì, hai preso sì, una botta di sonno.
Capo pattuglia chiama squadra B. Rambo, Messner, Ortega, Goletta, Jorgensen, Danforth, Barry, Krakauer. Confermare. Qui è il colonnello Trautmann. Rispondimi, Johnny. Rispondimi, Johnny. Attività ostile. Rilevata attività ostile, segno la posizione. Ci stanno facendo rumore. Come cazzo ha fatto a sapere che stavo entrando nella chiesa? Come cazzo ha fatto a saperlo? Ma che cazzo fa la gente invece di disattivare maledette capre? Perso. È tardi, la trasmissione nemica è andata in onda. No, lì non ho capito come ha fatto a... Cioè, come mai ho questa sfortuna qui? Sono entrato lì e quello, proprio in quell'istante lì, si è girato. Non può aver sentito passi perché ero troppo lontano, non ha senso, cioè, ma che culo ha la gente? Che culo ha la gente? Un brutto culo. Sfondato dai... Un nemico in volo.
Comunque è partito vicino alla chiesa anche stavolta il drone. Mi ci stanno facendo rumore. Era il medico. E Lefta. Figlio di Troia. Cioè, ma che cazzo gioca a fa sta gente qui? Io mi chiedo quello, cioè sei morto, è un gioco dove se muori puoi essere rianimato. E te Lefty, che cazzo giochi a fare? Che cazzo giochi a fare? Sì. Sentite dei passi, ma non so. Nigel è morto. Drone nemico in volo. Io sono morto. Uomo a terra, uomo a terra. Rilevata attività ostile. Sì. Sei rimasto solo tu. Mi hanno scoperto. Gli alleati sono a terra. Obiettivo fallito. Ingiocabile, via. Questa gente qui è veramente ingiocabile. Sono anche se stacca o no, ma penso di sì. Via, gente, stacco. Ci si sente più tardi quando arriva anche quell'altro. Ciao Putres, ciao Gamer, a più tardi. Ciao ciao.